City Report, mese di novembre, municipio 5, costruzione di Ligresti, siamo in via Antegnati a Midani, da una parte c'è un cantiere, dall'altra parte c'è quello che potrete vedere, ma adesso entriamo a vedere una discesa che porta i box. Pentole con addirittura ancora dentro della roba strana che sarà carta, non vogliamo sapere che cos'è. E per continuare un bel gradino, questo qui, che ci porta qua dentro dove c'è un bivacco con dei letti e delle sedie. Prego Paolo. City Report, dove vi portiamo oggi? Frank, entra pure per primo, hai questo onore. Grazie. Entriamo. Siamo entrati. Guardate cosa c'è. Periodo di lockdown, periodo di Covid, siamo entrati, siamo al pian terreno, come avete visto, bottiglie, pernotti, sedie, eccetera. Di là addirittura giocano a pallone, andremo poi a far vedere chi è, proseguiamo insieme a Paolo Busconi. Thank you.
ascensori. Primo piano, quel palazzo famoso dove siamo entrati, avete visto che bellissima entrata. Qui c'è il cantiere dove si stanno facendo le riqualificazioni, così ci è stato detto, guardate qua. Solo quello che c'è intorno, scusate, fa capire quello che sta succedendo. Secondo piano, guardate, è stato tutto spaccato per la... Scusate il guanto, perché per la mascherina ci vuole il guanto. Guardate gli operai che lavorano. Questa è la ristrutturazione del palazzo di fronte. Progetto 5, qualcosa del genere. E qua invece... Stiamo continuando a girare questo palazzone molto alto, zona Ripamonti, come ben sapete, pieno di tag, di scritte, stelle, bestemmie, insomma, diciamo che chi dovrebbe sorvegliare questo palazzo sicuramente non lo sorveglia e non lo controlla, anche perché è evidente, hanno scritto anche addirittura sui vetri e si vede dalla strada, Paolo. Se vuoi far vedere dove passano le macchine, e queste sono le scritte, che mi dicano che non si vedono. Vedete, poi è facilissimo, no? Si apre la finestra e si gode del panorama esterno. Visione panoramica dalle finestre, insieme a Paolo Rusconi. Siamo dentro il palazzo, guardate. E questa è la visione sul lato destro del palazzo. Con quella scritta, quella bestemmia all'ultimo piano in fronte, insomma una vergogna, come sempre una vergogna.
apriamo un'altra finestra. E questa finestra panoramica in via Amidani dove dà? Ah, dà sulle baraccopoli che avevamo fatto vedere in mezzo al verde. Ci addentriamo un attimo nella foresta e guardate, dove sembra di essere al coperto di ogni situazione, ci sono le capanne qua. Sempre di queste persone che, come potete vedere, vivono in queste condizioni. Adesso passiamo, busseremo. C'è qualcuno? No, hanno qui una scorta di materassi e altre cose. Guarda lì Paolo, tutti i loro generi sono qui, in attesa della notte, che dove rimontano tutto e si mettono a dormire, a 3 chilometri dal centro di Milano. Cari amici, pensavate mai di vedere una situazione del genere non in una favela brasiliana del terzo mondo in Africa, ma a Milano? Qui altre coperte, altre attrezzature, proprio per quello che vi dicevo, vedete? Per queste persone della mendica che vengono messe a dormire qui sotto i porticati. E si va sempre più su, come diceva qualcuno, il cielo è sempre più blu. Noi troviamo il Pianagru qui a fianco a noi, insieme a Paolo Rusconi, e le persone che stazionano qui, che hanno pensato bene, guardate, di farci uno scherzetto e chiuderci le porte alle spalle, bloccarci dentro. Fortunatamente non siamo nati ieri e siamo usciti anche stavolta. Questo per significarvi quanto è pericolosa questa struttura, ma lo si vede già dal pian terreno.
Quindi diciamo che non diciamo niente di nuovo e che la situazione qui dura da 20 anni. Grazie Paolo Rusconi, andiamo.